Le 8.27, buongiorno dal TG2000, edizione Flash Medio Oriente. Netanyahu boccia la tregua di Hamas e annuncia che andrà avanti nella guerra fino alla distruzione totale dei terroristi islamici. L'esercito avanza verso Rafah, ieri sera almeno 14 morti per bombardamenti sulla città del sud della striscia di Gaza e sulla centrale di Deir al-Balah. Intanto inizia oggi in Egitto un nuovo ciclo di colloqui sugli ostaggi. Gli attacchi di Hamas del 7 ottobre non danno a Israele la licenza per disumanizzare gli altri. Il monito di Blinken a Tel Aviv, che ribadisce che c'è ancora spazio per un accordo sugli ostaggi tra Israele e Hamas. Ucraina, battuti nella notte 11 droni d'attacco di tipo Shahed lanciati dalla Russia, lo annuncia la difesa di Kiev. I droni sono stati lanciati dalla Crimea occupata, 17 in tutto gli attacchi separati che hanno preso di mira principalmente gli oblast di Mykolaiv, Odessa e Vinnytsia. Stati Uniti, previsto per oggi il voto del Senato su nuovi aiuti a Israele e Ucraina. La Corte Suprema invece esaminerà il ricorso di Donald Trump contro l'esclusione della sua candidatura in Colorado. La protesta degli agricoltori. I trattori continuano ad ammassarsi attorno alla capitale in vista della manifestazione di venerdì. Gli organizzatori annunciano che la mobilitazione potrebbe proseguire per tutta la settimana prossima al Circo Massimo. Il caso Stellantis a Torino. Sono in sciopero spontaneo i lavoratori della linea della 500 elettrica di Mirafiori. Ieri in corteo hanno bloccato la circolazione stradale fuori dalla fabbrica torinese. Il primo sciopero nello stabilimento da 13 anni. Ecuador con 7 voti favorevoli su 9. La Corte Costituzionale ha approvato la depenalizzazione dell'eutanasia. La pratica godrà di costituzionalità e il medico incaricato della procedura non sarà condannato. I giudici hanno indicato come condizione necessaria che il paziente viva in una condizione di intensa sofferenza derivante da una lesione corporale grave e irreversibile o da una malattia grave e insanabile. Giappone, circa 5.500 litri di acqua radioattiva sono fuoriusciti dalla centrale nucleare di Fukushima, lo annuncia la Tokyo Electric Power, che gestisce la struttura, secondo cui non è stato rilevato alcun segno di contaminazione nell'area allagata. Nonostante questo, la TEPCO prevede di rimuovere tutto il terreno intorno alla centrale. Cina, paese in deflazione, i prezzi al consumo hanno subito a gennaio il calo più forte in oltre 14 anni, in particolare i prodotti alimentari hanno subito un crollo del 5,9% su base annua, il livello più basso mai registrato. Napoli, un giovane pregiudicato di 24 anni è stato ucciso ieri sera a colpi di arma da fuoco da un uomo a bordo di uno scooter a Torre Annunziata. L'ipotesi è un agguato di camorra. Il giovane era un pregiudicato. Su dinamica e movente dell'omicidio commesso nel centro della cittadina sono in corso le indagini dei carabinieri. A Venezia invece momenti di terrore in un centro commerciale di Marcon. Ieri sera un commando di 5-6 banditi coperti da passamontagna e armati di Kalashnikov ha fatto irruzione in una gioielleria tra il panico dei clienti che affollavano la struttura. Presi in ostaggio le due commesse, poi liberate prima della fuga, il bottino ammonta a un centinaio di migliaia di euro. Ancora nessuna traccia dei banditi. Il 10 febbraio si celebra il giorno del ricordo delle foibe. Migliaia le iniziative in tutta Italia. Il governo approva il disegno di legge che istituisce un museo a Roma che avrà il compito di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani, di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati. Sport, nuoto artistico, mondiali di Doha 2024, oro per Giorgio Minisini nel solo libero. L'azzurro arricchisce ancora una volta il medagliere dell'Italia dopo l'argento nel solo tecnico. Ecco il metallo più prezioso, sono 10 medaglie iridate per il campione romano. E poi il Festival di Sanremo, il maestro Giovanni Allevi incanta il festival dopo 2 anni di cure per il mieloma. Il musicista racconta il suo percorso nel dolore, innalza il suo inno alla bellezza della vita e della solidarietà. Alla fine della sua esibizione al pianoforte è tutti in piedi per lui, anche l'orchestra. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento per le ore 12. Grazie per averci seguito, a più tardi.